C'è Vincenzo Corbetta, che credo lei abbia sentito anche questo pomeriggio, che penso le voglia fare qualche domanda. Vincenzo. Ma buonasera, signor buonasera Manetti. Buonasera a lei. Allora, buonasera. Ma siamo proprio sicuri che mercoledì sia l'ultima scadenza? Perché qui veramente stiamo andando oltre ogni limite, perché comunque... Allora, io ho detto prima, no? Se per voi il limite sono 10 giorni per mettere insieme 50 milioni di euro, 60, 70, 10, adesso non lo so, comunque si parla di milioni di euro. Per me chi ha lavorato è stato molto bravo. Poi, ripeto, posso essere tanto tempo o poco tempo. Io ho dei parametri, no? Ho visto la trattativa del Monza Calcio, è durata 6 mesi. Quindi, voglio dire, qui è durata dal 16 a oggi siamo il 26, 10 giorni. Beh, non è, perché scusi, prima del 16 si faceva solo che chiacchiere. Ma non è da 3 mesi che va avanti sta trattativa? Io so di un primo limite fissato addirittura a fine novembre, assolutamente. Allora, noi abbiamo fatto il primo incontro con tutti i professionisti, da una parte e dall'altra, il 30 di dicembre. Lì abbiamo tirato fuori un po' tutte le carte. Dal 30 al 13, perché poi c'erano le varie festività, è stata per valutare tutta la carta. Che di carta ce n'è tanta, ve lo posso garantire. Poi il 16 è stato aperto il famoso conto, dal 16 a oggi si tratta solo adesso di mettere a punto il tutto. Quindi da parlare di 10 giorni. Ecco, scusi, ma... questi soldi che lei dice che ci sono sul suo conto in Italia, ma... sono passati poi da dove sono partiti, dall'Ucraina, dall'est, da un altro paese europeo magari per evitare le norme antiriciclaggio, oppure sono arrivati direttamente? No, lei non può evitare le norme antiriciclaggio, le norme antiriciclaggio devono essere rispettate tutte, e quello che ho fatto, anzi, ripeto, come ho detto la settimana scorsa, chi l'ha fatto è stato molto bravo, fare le cose molto veloci. Questi sono i professionisti ai quali faceva riferimento prima, cioè chi ha in mano i conti, i commercialisti piuttosto che gli avvocati, eccetera, giusto? Sì, 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 poi c'è le banche, poi c'è una serie di soggetti, perché non so se avete fatto trattative estere, c'è una serie di soggetti che intervengono in certe trattative. Guarda, non ha risposto alla domanda però. Cioè? Da dove sono partiti? Sono passati, passavano dalla Germania, dall'Austria? Se la realtà ucraina oggi, cosa sta succedendo in questi ultimi 3 mesi, non staremmo a parlare di nulla oggi. Invece erano stati bravi anche a bypassare quello che è successo. Perché che sta succedendo? Vincenzo, cosa ti ha risposto? Lo dicesse anche a me. Ovvero, ha detto che lui di questa cosa che mercoledì si chiude non ne sapeva niente. Secondo lei perché? Non lo so, deve rispondere lui. Io non posso rispondere per gli altri, abbia fede. Ma scusi Manetti, adesso però sì. Veniamo un po', diradiamo un po' questo fumo, perché lei è molto, vedo che è bravo a sviare le domande, ma chi sono sti investitori, sti compratori, ci faccia qualche nome, magari non ne conosciamo nessuno, però il Pietro Manenti è sufficiente. No, non è però, sufficiente. Scusi, rafforzo. Come non è sufficiente? Rafforzo la domanda. C'è ancora una domanda di Vincenzo Corbetta e poi una domanda di Roberto Timpini. Stringate le domande. Come potenziale acquirente, credo che non sarà contento che la sua futura società, sentendo le sue parole, non abbia ancora fatto il mercato a 4 giorni dalla fine. Cioè, qui questa trattativa, l'unico effetto che ha avuto finora è stato quello di bloccare l'attività della società per un mese. Ma non è vero? Non è vero. Perché? Perché già che vanno a prendere i soldi per fare la trattativa di mercato oggi. Allora, Manetti dice che non l'avrebbero fatta comunque. Ok. Beh, presidente, non so. Presidente in pectore. In pectore, Manenti. Mi dica un motivo per avere fiducia, visto che lei finora di trattative non ne ha conclusa una tra la Provercelli e la Pigna, perché lo scetticismo è molto più che giustificato. È mal informato, primo. Sono mal informato. Qualcuno parla di modo pubblico, deve essere perlomeno informato. Primo, le dico, la trattativa con la Provercelli non l'ho fatta a nome per conto di nessuno del mio gruppo, per terzi, che hanno deciso, come ha detto l'amministratore delegato, di scegliere una squadra in Serie B, ma che in B non c'era la Provercelli, perché era già in C, era già retrocessa. Okay. Primo. Secondo, la prima non sapete come si è svolto il fatto, quindi non andate avanti a chiacchierare inutilmente, perché i soldi sono stati depositati presso un pubblico ufficiale. La proprietà ha deciso di non darli a prendere, quindi noi diciamo stupidaggini, gentilmente, no? Quindi non è che può dire non concludete niente.
parliamo di cose concrete, parliamo di calcio invece di dire poi dopo ho detto in una conferenza stampa vi mostrerò anche questo, poi dopo voglio le scuse pubbliche però quindi prima di stupidaggini vediamo di una cosa. Allora mi dica una cosa che ha concluso. Ma guardi, glielo posso far vedere dopo. Conclude in Brescia, non nulla. Signori Valenti, no, vabbè, però. Perché o uno è informato sulle cose e parla con coerenza, oppure se deve dire però, qualcosa giusto per fare. Valenti, ma mi dica una cosa che ha concluso. Io sono uno di piazza. Ma mi dica Valenti, una cosa che ha concluso. Se concluderà il Brescia, sarà c'è sempre una prima volta, va bene. Allora. Ma non è la prima volta questa. Informatevi bene che non è la prima volta. Allora, Manenti, dovete bene essere informati per dire la prima volta o meno. Manenti, noi non abbiamo ragione ovviamente di credere. Allora, prima di fare certe affermazioni, informare però, non potete dire la prima volta o non è la prima volta. Mi faccia finire. Erano pochi giorni. Scusami. Meglio, vi dovete informare meglio, perché in Italia sono abituati anche per fare 10 trattative, non fate aver chiusa una sola. Quindi ha ragione quelli dell'est a dire siamo una banda di chiacchieroni. Voi hai un'ultima cosa da chiedere a Manenti? Ma allora ci dica fallo arrabbiare ancora una volta, ma ci dica qualcosa che ha fatto almeno. Noi italiani siamo un po' troppo chiacchieroni secondo me. Ma cosa chiacchieroni? È lei che chiacchiera? Forse sì, forse hai anche ragione perché vi do retta. Vi do retta, gli abbiamo dato troppo spazio noi per quello che ha fatto, la verità è quella. Ma io non l'ho mai chiamato, stringa. Insomma, io però Vincenzo, mi ha chiamato noi, c'ha ragione. Ho capito. Ma io sono qua per fargli le domande. Certo che gliele fai, giustamente gliele devi fare. Io le rispondo. Scusa, ho capito, ma se comincia così il rapporto ti saluto alla prima critica. Qua ma se venite a farmi una discussione, no? Di stringere e non sapete neanche qual è la realtà di Brescia. Ma voi la conoscete la realtà del Brescia? Beh, la conoscete? Che è una realtà in questo momento in difficoltà, lo sappiamo. Io la faccia ce la metto sempre, okay. A differenza di molti altri. Tranne qua in studio. Allora.